questa fondazione. Grazie Gemma, abbiamo parlato di cinema e credo, mi permetto di pensare, che l'amore per il cinema mi unisce quasi sicuramente a Remo Anzovino, compositore e pianista, perché Remo Anzovino ha lavorato molto, ha cominciato a lavorare moltissimo con la sua musica e la sua invenzione musicale sul cinema e sul cinema muto in particolare. Poi da qui è partito un percorso che oggi arriva al Viaggiatore Immobile, una sorta di viaggio nell'immobilità ma nel grande mondo della fantasia attraverso nel quale ci portano appunto le note musicali. Sì, assolutamente, Viaggiatore Immobile è appunto l'idea che la fantasia possa essere il più grande motore, proprio anche in un momento magari in cui i mezzi sono meno adatti rispetto al passato. E attraverso la fantasia in realtà si possono fare dei viaggi incredibili e la musica può essere in realtà proprio quel collante che permette alle persone di raccontare le proprie storie. Penso che la musica possa essere un grandissimo mezzo per raccontare storie, soprattutto le storie degli altri. Credo che la musica che piace a Remo Anzovino sia una musica che non ha confini e non ha separazioni. Spesso noi, non solo nella musica ovviamente, mettiamo delle barriere, apriamo e chiudiamo cassetti. La musica probabilmente è solo musica e può mettere insieme il classico che viene da più lontano e il jazz che ci dice dei suoni della modernità. Ma questo assolutamente, penso che oggi sia un dovere superare il concetto di genere e la cosa più bella è semplicemente dividere la musica in due grandi categorie, la musica che non emoziona dalla musica che riesce a parlare al cuore delle persone. Penso che in realtà la funzione della musica sia sempre stato quello di parlare, ripeto, delle storie degli altri, di essere narrativi nel racconto della vita degli altri e quindi soprattutto a raccontare le emozioni degli altri. Ha una bellissima copertina questo ultimo lavoro di Remo Anzovino, fatta da Oliviero Toscani. È stato un incontro bellissimo, un grande maestro della fotografia e della comunicazione, si è appassionato alla mia musica e mi ha fatto un grande regalo. Dove va la musica di Remo Anzovino? Beh, insomma, stiamo veramente girando un po' tutte le capitali più importanti della musica in Italia. Abbiamo appena fatto un concerto splendido all'Auditorium Parco della Musica a Roma. Adesso il 9 di maggio saremo al Teatro Dal Verme a Milano, il 17 al Teatro Miela a Trieste e così via. Adesso entro l'anno faremo anche delle date importanti all'estero, tra cui anche New York. E penso che in realtà ci sia uno spazio per una musica che riesce ad essere nello stesso tempo popolare ma ad essere anche di qualità. Ma questa è la grande scommessa sulla quale spesso si sottovaluta la possibilità di farlo, perché si ritiene che sia un abbassamento quello di mettere insieme l'alto, il basso e il medio. Ma no, penso in realtà che basta pensare, cioè per me l'esempio più incredibile di qualità e di popular sono i Beatles, cioè sono riusciti a fare la cosa più popolare e ancora oggi penso che le canzoni dei Beatles andrebbero studiate e hanno comunicato a milioni e milioni di persone. Grazie a Remo Anzovino, il Viaggiatore Immobile. E adesso salutiamo